Quando il ciclismo e il velodromo mercante fanno scuola, ecco gli studenti dell'indirizzo sportivo del liceo scientifico da Ponte impegnati oggi con una lezione speciale di ciclismo su pista. È un po' difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Uno sport molto bello, forse poco conosciuto, anche questo è il velodromo. È un'emozione, cioè non si prova ogni giorno. Bello. È la storia del ciclismo perché qui si sono svolti dei campionati mondiali. Insomma, tutti ciclisti per un giorno su una pista che ha fatto scrivere pagine di storia di questo sport. Lo sa bene il pluricampione del mondo Cristiano Citton. Qui ho incominciato a pedalare, ho incominciato a capire cos'è il ciclismo, cos'è la tecnica, come ci si allena. E, insomma, devo moltissimo a questo velodromo. Un impianto storico da salvare a tutti i costi. Il velodromo mercante deve vivere, ribadisce Rino Piccoli, non può essere abbattuto per fare spazio ad uno stadio di calcio. Non ritengo che un velodromo come il mercante, che ha una storia incredibile per quello che ha fatto in tutti i suoi anni e per quello che potrà fare in futuro verso le nuove generazioni, si possa arrivare a questa prospettiva. Io sono contrario assolutamente. E l'entusiasmo di questi studenti ne è un'ulteriore conferma. È una bella esperienza, soprattutto correre su questa pista che ha ospitato anche dei mondiali e poi con i miei amici, e quindi è stata un'esperienza molto bella.